quest'anno nei pressi dei siti di interesse comunitario della Piana di Albenga sono stati rilasciati in habitat naturale gli esemplari di testugine palustre e Emis orbicularis ingauna. Gli esemplari rilasciati sono stati dotati di marcatura di identificazione e microchip e su alcuni di essi è stata installata una piccola radiotrasmittente per seguire gli spostamenti in natura con tecniche di radiotracking. Il progetto Life Emis vede coinvolti l'Acquario di Genova, l'ARPAL, l'Università di Genova, il Parco di Monte Marcello Magre, Giardino Zoologico di Pistoia e il supporto della provincia di Savona e la regione Liguria. Obiettivo del progetto è la conservazione della testugine palustre Emis grazie alla rimozione delle specie aliene e il miglioramento degli habitat naturali e il ripopolamento. Il progetto Emis è nato parecchi anni fa, ci si è resi conto che questa tartaruga non era estinta ma sopravviveva con piccoli numeri. Allora successivamente vari enti hanno fatto un protocollo d'intesa e hanno iniziato ad allevarla in condizioni controllate nella piana di Albenga in un centro che si trova a Leca d'Albenga, che esiste tuttora e che anzi in questo momento viene ampliato. Da allora è stata riprodotta, la specie è stata riprodotta presso il centro Emis, piccoli periodicamente portati all'acquario di Genova per la crescita e poi dopo 2-3 anni, come è successo oggi, vengono rilasciati in natura per ripopolare, per aumentare le popolazioni naturali che sono veramente molto esigue. E quindi oramai siamo a più di 15 anni di attività del progetto Emis. Dallo scorso anno il progetto Emis è all'interno di un grosso progetto che si chiama Life Emis, proprio un progetto finanziato a livello europeo, proprio per potenziare le attività di riproduzione ex situ e di rilascio in questi siti recuperati della piana di Albenga, proprio per ripopolare il numero di testugini palustri europee presenti in Liguria. Le attività principali di Life Emis sono proprio il potenziamento dell'attività di riproduzione ex situ e di liberazione, l'ampliamento del centro Emis, cioè proprio di questa stazione che è proprio dedicata alle attività di riproduzione, l'ampliamento anche degli stabulari presenti presso l'acquario di Genova, che sono proprio quelle vasche dove i piccoli nati al centro Emis vengono fatti crescere prima di essere ritrasferiti al centro Emis in preparazione in vista della liberazione, e poi delle attività di comunicazione sono dedicate proprio al pubblico, al grande pubblico, proprio per parlare del progetto Emis, per parlare della testugine palustre europea Emis orbicularis e anche per sensibilizzare il pubblico in relazione a un altro problema, che è quello invece delle testugini alloctone, delle testugini aliene, cioè di quelle testugini che vengono liberate dalle persone, sono testugini di origine americana per lo più ed entrano in competizione proprio con la nostra testugine europea, con Emis orbicularis. Quando vengono liberate diventano un problema sia appunto per la fauna locale sia per loro stesse, perché poi appunto non essendo nel loro ambiente poi comunque non si trovano perfettamente a loro agio. L'intervento di ampliamento del centro Emis, che vediamo appena iniziato, comporta la costruzione di 3 nuove vasche e di una area adibita alla deposizione delle uova. Questo intervento consente il raddoppio della superficie del centro Emis e quindi favorirà una migliore e ottimale gestione degli esemplari mantenuti nel centro. Continua il programma di ripopolamento della testugine palustre, questa iniziativa della Regione Liguria, provincia di Savona e Acquario di Genova, dove l'uomo, attraverso questo suo operato, attraverso appunto questa valida collaborazione scientifica dell'Acquario di Genova, ripopola dei territori che hanno avuto delle emergenze biologiche degli animali che sono scomparsi, in questo caso questa testugine palustre. Quest'anno rilasciamo 38 testugini, l'anno scorso una settantina, una quarantina li vogliamo ancora mettere un altro anno e reinserire in questi 3 siti. Abbiamo visto che comunque c'è un buon ritorno, che queste diciamo testugini che sono monitorate perché hanno un chip che dura dai 3 ai 6 mesi e trasmette le informazioni, quindi sappiamo anche come si comportano, cosa fanno, dove vanno, e le possiamo andare anche a ritrovare per misurare. Alcune di queste hanno dato misura grande vitalità, abbiamo ritrovato dei piccoli, quindi vuol dire che o le nostre o quelle che alcune c'erano, perché in alcuni casi erano scomparsi ma in alcuni casi erano molto rare,
si sono ripopolate, quindi un programma che sta avendo il suo successo, il suo funzionamento nel ricreare degli ambienti simili a quelli che in precedenza c'erano e che per svariati motivi, intervento dell'uomo soprattutto, sono un po' scomparsi o diradati. Pronto? Faccio andare? Via! Vai! Andata, saluto. Ciao! Ciao.